Amici ascoltatori, ecco c'è un nuovo appuntamento per parlare di un argomento molto delicato, molto diffuso, molto interessante e di grande impatto nell'opinione pubblica. Parliamo di talassemia. Talassemia è una malattia endemica, strutturale, genetica dei popoli del mare e quindi delle zone isolate come la Sardegna. Interessa in Sardegna circa oggi 1.000 persone, in Italia circa 7.000 persone, nel mondo circa 300.000 persone. La Sardegna è una delle frontiere più avanzate della lotta contro la talassemia. Oggi il nostro ospite è Ivano Argiolas, il quale è stato una delle tre persone che in Italia si sono sottoposte ad un esperimento nuovo di trapianto genico per combattere, per eradicare, diciamo così, la talassemia. Ivano Argiolas ha 40 anni, fino a 3 settimane fa era a New York, dove così nell'arco di controlli successivi che sono ancora in atto, sta verificando se il trapianto genico effettuato l'estate scorsa sta andando a buon fine. Ivano Buonasera. Argiolas, ci può dire se questo trapianto a cui lei si è sottoposto volontariamente, il terzo in Italia mi pare, e forse anche nel mondo, quali risultati sta dando? Ancora non possiamo dire se l'efficacia di questo trattamento sperimentale genico appunto abbia efficacia, perché in effetti non sono ancora arrivati i referti significativi che ci dovranno dire se il gene sano che è stato trattato e mi hanno inserito, sta attecchendo. Ci aspettiamo nei prossimi giorni, in effetti, che dall'America arrivi questo referto. Speriamo, bene. Però spieghiamo ai telespettatori perché, come è nato questo suo desiderio, questo suo atto volontaristico di tentare questo trapianto genico per liberarsi definitivamente dalle schiavitù che comporta questa malattia. Sì, bisogna fare un passo indietro. Sì. A circa 2 anni fa, quando ho fondato insieme ad alcuni amici un'associazione di volontariato che si occupa dei talassemici, Come si chiama? si chiama Talassa Azione Onlus, e abbiamo fondato questa associazione perché sentivamo l'esigenza di offrire un servizio di assistenza alle persone che hanno la talassemia, me compreso ovviamente. Nel tempo, lavorando anche col professor Renzo Galanello, recentemente scomparso, Perché era professore di ematologia all'Università di sì, Cagliari. è anche primario del reparto di pediatria dell'ospedale microcitemico, oltre che della seconda clinica pediatrica. Parlando con il professor Galanello, in effetti, lavorando sull'associazione, perché chiaramente noi avevamo bisogno di confrontarci con il nostro primario e poi con i nostri medici, finalmente ci dà la tanto attesa notizia che da New York, l'FDA, questa organizzazione americana che vigila sugli alimenti e sui farmaci per l'appunto in America, ha dato il via libera per utilizzare questa tecnica sperimentale sull'uomo, quindi si passa dalla cavia animale alla cavia uomo. Ecco Di che cosa consiste questa tecnica la sperimentale? tecnica consiste, io le faccio come dire, una breve sintesi da paziente, perché non ho capacità, non sono medico, quindi, però in sintesi si tratta il gene difettoso che noi Talassemici. talassemici abbiamo e che da qui in effetti da questo gene difettoso noi siamo condizionati e quindi dobbiamo fare le trasfusioni per vivere eccetera. Quindi si tratta questo gene e si inserisce successivamente il gene sano, successivamente a una chemioterapia evidentemente, e lo si inserisce mediante una semplice trasfusione nel corpo del paziente, che in questo caso sono io. E si attende perfino anche un anno e mezzo, perché in effetti è molto lenta come efficacia, si attende per capire se effettivamente questo gene sano può replicarsi e dar vita alla produzione di emoglobina. Se così dovesse essere, naturalmente stiamo mettendo in discussione una malattia millenaria, la talassemia, e quindi si potrebbero offrire prospettive di vita migliore a chi viene dopo di me.
Ecco, ma lei come è stato ricercato, individuato? Come sono arrivati a lei? Oppure lei come è arrivato a conoscere il progetto al punto da dire io mi offro volontario per questa sperimentazione? Lo ricordo come se fosse ieri, il professor Lorenzo Galanello mi chiamò per... Io credevo che volesse parlarmi del professor Cao perché era scomparso qualche mese prima di questa telefonata e invece lui mi disse organizza con la tua associazione, organizza un incontro fra tutti i talassemici della Sardegna, che siamo appunto 1.000 come ha ricordato lei, perché ho una notizia importante da raccontare. Quindi noi abbiamo organizzato questa riunione, c'era una sala affollatissima all'ospedale microcitemico di Cagliari e alla fine del discorso lui dice, professor Galanello, stiamo cercando a questo punto dei volontari che possano sottoporsi a questo trattamento sperimentale. Nessuno si è candidato, io lì di pancia ho sentito veramente nel giro di pochi minuti l'esigenza di candidarmi, ispirato dalle sue parole, dal professor Galanello. E anche perché ci sono dei motivi che poi dopo io ho fatto un percorso, mi hanno convinto ancora di più che era la strada giusta da percorrere. Ecco, vorrei sapere, ecco, come la comunità dei talassemici sardi ha risposto, ha visto, ha reagito a questa sua iniziativa di volontariato. Con grande interesse e con grande speranza per il futuro. Io rappresento un'associazione che ha numerosissimi soci, esiste un'altra associazione in Sardegna che sono gli Amici dei Talassemici Sardi. Le nostre associazioni lavorano insieme, si scambiano informazioni e mediante questi strumenti associativi io ho potuto fare il giro delle sette chiese, per non dire dei sette ospedali, per raccontare cosa stavo andando a fare, chi c'era con me, c'era il professor Paolo Mui. E cosa ci aspettavamo dal futuro? È chiaro che incontrando i ragazzi, ma anche le famiglie dei giovani talassemici, perché bisogna dire che stanno continuando a nascere anche sull'onda emotiva della speranza che si crea attorno a una malattia ormai in prognosi aperta. E quindi lei può immaginare la grande speranza di queste migliaia di persone. E di conseguenza anche altre migliaia e migliaia di persone che sono le famiglie. Questo però non, questa notizia non è rimasta solo nei confini regionali, ma oggi con gli strumenti che abbiamo, Facebook, Twitter, eccetera, siamo riusciti a, come dire, un po' a parlare di questa storia. Ne ho parlato io, ma ne hanno parlato anche altri. E quindi in tutta Italia, soprattutto nella comunità dei talassemici, che come ha ricordato lei siamo circa 7.000, in tutta Italia si parla di questa notizia. È un avvenimento davvero eccezionale perché... Ascolti, ma visto che l'Italia è forse uno dei maggiori paesi dove si registra una forte presenza di talassemici, è possibile che l'Italia acquisisca questa tecnologia e quindi, anziché essere soggetti voi ai viaggi della speranza, queste operazioni si possono fare qui? Il futuro dovrà essere per forza così. È chiaro, io vado negli Stati Uniti perché in quel momento è a Manhattan, a New York, che si svolge il processo di sperimentazione. Ma non possiamo andare negli Stati Uniti anche perché è molto costoso. Lei pensi che costi 300.000 dollari circa un intervento di questo genere? L'idea sarebbe, anche grazie a questo consorzio che si è creato fra gli americani e gli italiani, in particolare i sardi, acquisire, una volta che questo brevetto sarà disponibile, acquisirlo in modo tale da curare tutte le persone a casa nostra. Quindi è assolutamente indispensabile lavorare anche così, anche politicamente, quando il trial clinico sarà finito, su questi concetti. Bisogna assolutamente portarli qua. Vorrei farle un'altra domanda che è questa. Come la comunità scientifica ha reagito, ha risposto a questa sollecitazione che viene dagli Stati Uniti? Abbiamo detto che, ecco qui, Galaniello, prima, poi attuale responsabile, professor Muoio. Moi, ecco, hanno reagito positivamente, però
il contesto della comunità scientifica lì, come ha reagito? Ma da quello che vedo, ci sono gli occhi della comunità scientifica puntati addosso, c'è un grandissimo Interesse, interesse, sì. perché questa cosa non riguarda solo la talassemia, perché se si potrà guarire la talassemia con questa tecnica, allora anche altre malattie genetiche si potrà pensare di guarire. Quindi so per certo che ci sono medici che si occupano, medici del settore, ricercatori da tutto il mondo che sono in trepidante attesa, come direi, come noi pazienti. Ascolti, ma ecco, la vita del talassemico è una vita così messa a subuglio da questa malattia. Anche se voi avete fate di tutto perché sia una vita normale, tuttavia vi condiziona grandemente, no? Naturalmente, è una malattia molto importante. Noi pazienti abbiamo dei protocolli da seguire che sono abbastanza rigidi. Prima di tutto fare le trasfusioni. Per noi è una terapia salvavita, Ogni quanti ogni giorni. 20 giorni circa. La persona con talassemia non vive, come dire, non può vivere una vita senza le trasfusioni e senza le terapie. Fare le trasfusioni vuol dire anche nel tempo, negli anni, avere dei problemi secondari che derivano dall'accumulo del ferro, quindi bisogna fare delle terapie, si chiamano terapie chelanti, che servono e bisogna farle ogni giorno, servono per eliminare il ferro in eccesso, che se non eliminato danneggiano come dire, gli organi nobili, il fegato, il cuore, eccetera. E tant'è che, per esempio, la maggiore causa di morte fra la popolazione talassemica era proprio l'infarto, l'arresto cardiaco. Bisogna dire che, per esempio, la vita è cambiata molto, la vita della persona con talassemia. Quando nascevo io, 40 anni fa, si era in prognosi chiusa, l'aspettativa di vita era davvero ridotta, ai miei genitori fu detto di non farsi illusioni, che probabilmente non avrei superato l'adolescenza, ed era così effettivamente. Io stesso ho visto, purtroppo, dei carissimi amici andare via. Però proprio in quegli anni, quando il professor Cao, insomma, si impegnò moltissimo su questa malattia, dedicò praticamente tutta la sua vita. Nasceva negli anni 80 all'ospedale microcitemico, la talassemia cambiava e passava dalla prognosi chiusa di cui le parlavo alla prognosi aperta. Processo che poi è stato continuato dal professor Renzo Galanello, che grazie al suo intervento e anche naturalmente alla ricerca, tutti i suoi collaboratori, siamo arrivati ad avere dei nuovi farmaci, una sicurezza nel trasfondere migliore, perché prima negli anni 80 c'era anche il rischio di essere contagiati da virus, come epatite o AIDS addirittura. Questo fa parte del passato, non è più così. Purtroppo questa epidemia è avvenuta per problemi di tipo, come dire, di scarsa vigilanza da parte dello Stato rispetto all'acquisizione e all'acquisto del sangue che veniva dai paesi poveri, come l'Africa. Oppure le carceri americane molto molto povere, dove i donatori venivano pagati, non c'era alcun controllo su di essi e quindi questo sangue importato in Italia hanno contagiato e fatto morire migliaia di persone con talassemia, ma anche persone politrasfusi normali che hanno Ascolti, avuto bisogno. il vostro problema in genere è legato anche al sistema della donazione del sangue. Ecco, per assicurare le periodiche trasfusioni agli ammalati di talassemia, quante sacche di sangue abbisognano ogni anno, ogni stagione? Allora, sì, la risposta è assolutamente sì, necessariamente bisogna fare i conti con questi aspetti. Tenga conto che la nostra associazione, Talassazione, lavora molto su questi aspetti. Ci siamo inventati questi raduni del cuore che servono per avvicinare i donatori. Questo perché in Sardegna non siamo autosufficienti e siamo Infatti ogni tanto, costretti. visto che, a me non so se è ancora così, ma prima c'erano, si chiedeva ai militari tedeschi la donazione, si andava nelle scuole a chiedere donazioni. Oggi è ancora No, così? questo è ancora così perché ci sono dei momenti particolari durante l'anno che sono il periodo Estivo. estivo e quello magari natalizio perché aumentano i turisti, quindi la richiesta di sangue, diminuiscono i donatori e nel periodo invece invernale con le influenze e i mali di stagione si dona di meno, non si può donare. Quindi in questi periodi si chiede veramente l'aiuto e l'ausilio dei militari, per Militare, esempio. sì.
Nelle scuole si va, io vado nelle scuole, continuo ad andare, è una cosa bellissima incontrare i ragazzi, i bambini, soprattutto i ragazzi che sono in prossimità dei 17-18 anni che possono donare, perché si può donare di 18 anni. Però le dicevo, non essendo autosufficienti, la nostra regione ha stipulato anche con altre regioni che hanno eccedenze di donatori, quindi di sangue, una convenzione che ci permette di a un certo punto soddisfare il bisogno richiesto dalla popolazione sarda, non solo dei talassemici. Senza questa convenzione non sarebbe possibile per noi e per altri fare le trasfusioni. Ecco, che attenzione dovremmo mettere o dovrebbero mettere i sardi in generale per cercare di alleggerire quanto più è possibile i problemi di chi soffre di questa malattia? Quali interventi, secondo lei, quali atteggiamenti mentali dovremmo avere per cercare di ridurre i problemi a chi ha questa malattia? Io la ringrazio per la domanda, perché la risposta avverte su un aspetto importantissimo che ognuno di noi dovrebbe applicare nella vita di tutti i giorni. La risposta è: bisogna pensare agli altri, oltre che a se stessi. Se noi pensiamo, noi come popolo, noi come persone, come persone pensiamo agli altri e incominciamo ad avere un atteggiamento positivo nei confronti di chi ci circonda. In questo caso specifico, se io vado a donare il sangue sto aiutando una persona, può essere anche una persona sconosciuta. Io lo sto facendo perché sento l'esigenza di essere solidale nei confronti di un'altra persona. L'amore che ogni singolo individuo può mettere in un gesto così semplice, che dura davvero poco perché basta 20 minuti per donare il sangue, dà la vita per 20 giorni a una persona come me, o per esempio a una persona come Chiara Pia, che è una bambina che vive a Settimo, ha 8 anni e che ha la talassemia, e che mi aspetto che della sua vita sia migliore della mia e di quella di chi ha la mia età. Voi avete stipulato di recente una convenzione con QR Vida. Sì. Ecco, vuoi spiegare in che cosa consiste questa convenzione? Ci può dire anche che cos'è QR Vida? Sì. QR Vida è un'azienda spagnola che però in effetti si sta allargando anche qua in Italia, perché c'è un concessionario, un'azienda che si chiama QR Vida Italia e lavora qua in Italia. Siamo stati contattati da QR Vida perché si sono interessati alla nostra associazione. QR Vida non è altro che un sistema che permette di salvare la vita, come si dice. QR con un Vida, braccialetto? Sì, che è questo qua, si utilizza il QR, che ormai si utilizza praticamente dappertutto, e con un semplice smartphone è possibile, leggendo questo QR, avere accesso alle informazioni personali in caso di bisogno. Per esempio, QR Vida nasceva per aiutare i malati di Alzheimer in Spagna che si perdevano, no? Perché la patologia dell'Alzheimer in effetti fa perdere la memoria, quindi le persone che avevano questa malattia e che magari avevano bisogno di essere rintracciate portavano addosso questo braccialetto, e allora se un'altra persona, un passante per esempio, si accorgeva che quell'altra persona con la patologia era in difficoltà, bastava che con uno smartphone leggesse il QR e immediatamente si apre una schermata nel telefono con tutti i dati fondamentali della persona. Parte subito un segnale di geolocalizzazione. E quindi a voi serve per? Beh, a noi serve, intanto questo serve a tutti, agli sportivi per dire, eccetera. Però per esempio a noi persone con talassemia può essere molto utile, perché in caso di bisogno, per esempio se ci troviamo fuori dalla portata del nostro ospedale, leggendo il QR si ha accesso ai dati assolutamente importanti e indispensabili per un pronto intervento. Quindi è molto utile. Qual è il messaggio? Ecco, concludiamo a questo punto. Qual è il messaggio che lei vuole lanciare come presidente dell'associazione Talassazione, come soggetto che si è sottoposto ad una terapia sperimentale? Qual è il messaggio che con questa testimonianza lei ha inteso lanciare a tutti i talassemici, ma non solo? Ma non solo, perché io lavoro, come dire, la nostra associazione lavora molto sull'atteggiamento che c'è sulla nostra malattia, quindi un messaggio di speranza. Tutte le persone che hanno una patologia, non solo la talassemia, dovrebbero cercare possibilmente di viverla con serenità, quando è possibile, perché la vita è un dono, e perché sarebbe davvero
triste, no? Vivere la propria vita in maniera negativa perché sia una malattia. È vero, è difficile, però non impossibile. Se noi abbiamo come persona un atteggiamento positivo, riusciamo a vivere meglio anche la nostra patologia, curandoci meglio e vivendo una vita migliore. Il secondo messaggio, se mi consente, e chiudo, è quello di donare il sangue. È un invito che faccio a tutti. Ringraziamo Ivano Argiolas, presidente dell'associazione Talassazione, per questa esperienza diretta che lui ci ha portato, ma anche per questo messaggio di speranza che lui ha dato un po' a tutti, speranza e un invito alla generosità. C'è tanta gente che ha bisogno di aiuto e ciascuno di noi un minimo aiuto può darlo. Ecco, rimbocchiamoci tutti le maniche e facciamo la nostra parte. Adesso grazie Ivano Argiolas. Grazie a lei. E appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.